Allora, in questi ultimi 20 minuti non voglio, un attimo interrompere questa cosa perché ci sono altre cose che dobbiamo fare, ma sono un po' più complicate. Però per poterle fare ho bisogno di parlare di matrici ortogonali e anche di prodotto ermitiano, non mi veniva la parola. Ok, allora cominciamo con le matrici ortogonali perché anche qui non usciamo dai re. Cos'è una matrice ortogonale? Una matrice ortogonale è una matrice fatta da vettori ortonormali, non ortogonali. Che significa? Significa, per esempio, prendiamo una base ugon1, ugon n, base di Rn. Allora, voi sapete che possiamo applicare il procedimento di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt. Allora, ugon1, ugon n, Gram-Schmidt, se scriviamo Schmidt scriviamo pure Gram, mi dà una base ortogonale di Rn. Adesso, che significa ortonormale? Significa che semplicemente che i vettori facciano di norma 1. Ok? Quindi V1 diviso la sua norma, Vn diviso la sua norma, è una base ortogonale di Rn. Però non è solo ortogonale, i vettori sono di norma unitaria. Se adesso andate a fare la norma di uno di questi, per come sono stati fatti, hanno norma unitaria. Quindi questa è una base, si dice, ortonormale. Cioè, i vettori sono stati resi tutti alla stessa lunghezza. Invece di averne alcuni, erano già a 90 gradi l'uno con l'altro, no? Però invece di avere uno più lungo e uno più corto, li ho fatti tutti di lunghezza. Li ho standardizzati. Adesso prendiamo la matrice fatta da questi vettori qua, dalle coordinate di questi vettori. Allora qua ci metto questi qua, chiamiamoli W1, Wm, Wn, scusate. Allora mettiamo le coordinate di questi vettori, mettiamole in una matrice. Adesso andiamo a vedere che questa matrice ha una proprietà particolare. Facciamo la matrice trasposta. Beh, innanzitutto è una matrice n per n, perché ogni vettore è un vettore di Rn. I vettori sono n. Andiamo a fare la trasposta di M. La trasposta di M chi è? È W1 messo per riga. Chiamiamo trasposto di W1, così si capisce che è stato messo per riga. Trasposto di W1 messo per riga. Adesso andiamo a fare il prodotto trasposto di M per M e vediamo cosa esce. Oh, facciamo il prodotto di riga per forma. Prima riga con la prima colonna, cosa viene? Viene il prodotto riga per colonna trasposto di W1 con W1. Quanto fa? 1. Perché il vettore sarebbe V1, W1 scala a se stesso. E quindi viene 1. Poi, trasposto di W1 scala a W2. Quanto viene? Quanto viene? 0. E tutti 0. Andiamo sulla seconda. Trasposto di W2 per W1 sarebbe W2 scala W1. Quando viene? 0. Poi viene 1 e poi 0.
In poche parole, viene la matrice dietro. Quindi, qual è la proprietà? La proprietà è che la trasposta di M è uguale a M meno 1. Oh, questo ragionamento è invertibile in tutto e per tutto, cioè se la trasposta di M è uguale a M meno 1, che vuol dire? Che questa riga, che però era la prima colonna, quando vado a fare il prodotto scalare con il vettore che sta sulla prima colonna fa 1 e con tutti gli altri fa 0 e così via. Quindi vuol dire che le colonne o anche le righe, se preferite, erano una base ortonormale. Quindi dire che le righe o le colonne di una matrice sono una base ortonormale di Rn, o dire che la trasposta di M è uguale a M a meno 1, è la stessa identica. Quindi una matrice che soddisfa una di queste proprietà si chiama matrice ortogonale, perché le righe o le colonne sono vettori ortogonali, anzi di più, sono ortonormali. Chiaro? Questo per definizione, se solo se def M è una matrice, come matrice si chiama ortogonale. Capisco che la notazione non è il massimo, perché la matrice ortogonale è una vettore sottonormale. Una matrice ortogonale. Ora, queste matrici chi sono, per capirci? Prima di tutto, il determinante di M, noi sappiamo che è uguale al determinante della trasposta di M. Andando ad applicare questo fatto e il teorema di Binet, voi sapete che il trasposto di M per M fa I. Applicare il teorema di Binet qua, 1, che è il determinante di I, deve essere uguale al determinante della trasposta di M, che è il determinante di M, per il determinante di M un'altra volta, e quindi fa il determinante al quadrato di M. No, 1, il determinante di questa, che fa 1, è uguale al determinante di questa per il determinante di questa, ma questi determinanti sono uguali al determinante di M, e quindi viene il determinante al quadrato di M. Quindi questo che cosa mi dice? Mi dice che il determinante di M o è uguale a 1 o è uguale a meno 1. Ambedue i casi sono possibili. Esempio, se io prendo M la matrice identica, è una matrice ortogonale, i vettori della base canonica sono ortonormali, e determinante di fa 1. Se prendiamo la matrice che ha tutti uni, tranne l'ultimo posto ci metto meno 1, questa pure è una matrice ortonormale, che se prende la trasposta non cambia. La trasposta di M uguale a M e i vettori sono tutti quanti ortogonali, anzi ortonormali. E quindi questa qui chiamiamola N, determinante di N fa meno 1. E questa pure è una matrice ortogonale. Quindi questo intanto è una differenza abbastanza importante. Ci sono le matrici ortogonali che determinante fa 1 e le matrici ortogonali che determinante fa meno 1. Poi capiremo che in realtà, quando passeremo nei complessi, capiremo che non è così strano come sembra, però per ora sembra strano. Allora cominciamo a vedere, per capire chi sono queste matrici, cominciamo a vederlo in dimensione 2. Cominciamo a vedere chi sono le matrici ortogonali 2x2.
come è fatta una matrice ortogonale 2x2? Allora, la prima colonna deve essere un vettore di norma unitaria, quindi ci metto coseno di teta, seno di teta. Voi sapete che, almeno se non l'avete fatto in analisi, l'avete fatto in fisica, qualche cosa per aver fatto, che un vettore di norma unitaria in F2, cioè un numero che sta sulla circonferenza di raggio 1, ha coordinate coseno di teta, seno, per un opportuno tempo. Qua alla seconda colonna ci devo mettere un vettore ortogonale. Allora, come è fatto un vettore ortogonale? In R2, diciamo, se voglio mantenere la norma, ho solo due possibilità: devo scambiare le coordinate e devo cambiare un segno. Ok? Quindi o cambio questo segno o cambio l'altro segno. Fate caso che se cambio questo segno, il determinante viene 1, se cambio l'altro segno il determinante viene meno 1, ovviamente. Prendiamo questa, quella di determinante 1, quindi se qua è coseno teta sen teta di matrici ortogonali con determinante pari a 1 c'è solo questa. Questa matrice cosa fa? Prendete un x con 1 x con 2. Allora, prendiamo x, allora, questa la chiamo A e poi prendo x uguale x con 1 x con 2. Allora, x con 1 x con 2 sarà da qualche parte nel piano, supponiamo che sia diverso da 0, perché se il vettore è nullo viene mandato il vettore nullo, no? Allora abbiamo sempre messo in verticale, quindi mettiamo x con 1. Allora, in coordinate polari, cioè se questo lo chiamate ρ e questo lo chiamate alfa, questo lo potete scrivere come ρ cosen alfa sen alfa. Ma no, la scissa è ρ cosen alfa, l'ordinata è ρ sen alfa. Adesso andiamo a vedere A come si comporta con x. Andiamo a fare A per x. Questa è, gli scalari li posso mettere, portare dove mi pare, quindi posso mettere anche subito. Qui mi viene ρ, qua mi viene cosen teta, meno sen teta, cosen teta, sen teta, cosen teta, e qua mi viene cosen alfa, sen alfa. Adesso, quando vado a fare la moltiplicazione, ρ rimane fuori in evidenza, quando vado a fare la moltiplicazione di capo e colonna, poi viene coseno coseno meno seno seno, che cos'è? È la formula di addizione del coseno, quindi viene coseno di teta più alto, e sotto viene seno coseno più coseno seno, che cos'è? È la formula di addizione del seno, quindi viene seno di teta più alto. Quindi cosa fa questa? Allora, diciamo che teta era quest'angolo qua, teta era quest'angolo qua, cosa fa? Questa mi ha preso un vettore che aveva un certo modulo e un certo argomento e me l'ha portato in un vettore che ha lo stesso modulo, cioè la stessa distanza dall'origine, la stessa ρ, però l'angolo che forma con l'origine non è più alfa ma è quest'angolo qui, mettiamo qua sotto, e questo lo scrivo è alfa, cioè cosa mi ha fatto a questo vettore? Me lo ha ruotato di teta, ha preso, l'ha mantenuta la lunghezza, però l'ha ruotato di teta in mezzo anti polare. Ma questo era un vettore assolutamente generico, quindi su tutti i vettori la matrice ha questo, diciamo, ha questo effetto. Quindi a tutti gli effetti questa qui mi esprime una rotazione in verso antiorario di una coppia. E se cambiamo un segno? Beh,
se cambiamo, se cambiamo segno nell'altro modo, stavolta cosa veniva? Coseno di teta, allora qua era coseno coseno più seno seno, che cos'è? La formula di sottrazione. E qua è seno coseno meno coseno seno meno seno alfa coseno teta, e quindi è seno di teta meno alfa. Quindi come vedete, prima ribalto alfa e poi modo di decidere. Quindi è una matrice di una rotazione più un ribaltamento, o di un ribaltamento più una rotazione. Quando ribalto, però, ribalto alfa, fate attenzione che sto ribaltando solo una. Quando ribalto alfa, faccio alfa, diventa meno alfa, una coordinata resta uguale, l'altra coordinata cambia segno. La scissa resta uguale, l'ordinata cambia segno. Potrei farlo in maniera tale che descrivo in altro modo, però ribaltamento significa cambiare segno a una sola coordinata. Se io cambio segno a due coordinate, non è un ribaltamento, è una rotazione di 180 gradi. Provate a cambiare segno a tutte e due le coordinate. Quello che stava qua va a finire qua, e così via. Insomma, se fate i conti è una rotazione di 180 gradi, sempre. Ok. Qui, più in generale, io adesso questo non lo dimostro, e qua mi fermerò probabilmente perché mi sa che 20 minuti sono scaduti. No, ce l'ho ancora sempre. Comunque, dicevo, più in generale, se stiamo su una matrice n per n, la matrice ortogonale, se la matrice a determinante 1 è una matrice di rotazione, quando parlo di una rotazione di Rn, non è una rotazione così e basta. Cioè, tu per far ruotare una, supponi di avere una superficie sferica, la devi far ruotare per mandare tutto a posto. Puoi ottenere, chiaramente, alla fine è come ottenere una rotazione attorno a un asse. In qualche modo, cioè, sempre un asse rimane costante, fai ruotare attorno a quell'asse. Ma normalmente tu invece fai diverse rotazioni elementari, cioè tu prima porti, che ne so, polo nord, polo sud, prima li porti dritti così, però è difficile che ti vengano proprio dritti così, no? Prima, che ne so, aggiusti, fai una rotazione intorno a un asse verticale, un asse orizzontale, e metti quest'asse verticale, poi dopo aggiusti l'altro anche. Però, quindi in questi dettagli mo non ci voglio entrare, però è sempre la matrice di una rotazione. Mentre se il determinante fa meno 1 è la matrice di una rotazione più un ribaltamento. Il ribaltamento è una applicazione nella quale voi cambiate segno a una sola coordinata. Ora, che significa quando noi usiamo, passiamo da una base a un'altra base? Allora, per esempio, passiamo dalla base canonica, partiamo dalla base canonica, supponiamo sia FRN con la base canonica, usiamo una nuova base che sia ortonormale. Allora, la matrice di passaggio per definizione è ortogonale, quindi avevamo A, la matrice di passaggio la chiamiamo M, è ortogonale, e la matrice dopo, nella nuova base, si esprimerà come M-1AM. Ma M-1AM è uguale a trasposta di M a M. Quindi sappiamo che io ho fatto sostanzialmente, in partenza e in arrivo, ho fatto due a parte il caso in cui i determinanti siano meno 1, quindi il ribaltamento, ma semplicemente per ottenere la nuova base ho fatto semplicemente una rotazione.
ok? E le basi ortogonali, quando le ruotate, ortonormali, rimangono ortonormali. Qua era la base canonica e è diventata una base ortonormale. Ma anche se passate adesso da una base ortonormale a un'altra base ortonormale, otterrete, fate un altro cambiamento con una matrice ortogonale, otterrete una nuova base ortonormale. Cioè, quello che voglio dimostrare è questo, che se M e N sono ortogonali, allora M per N pure è ortogonale. Fate la trasposta di M per N è uguale alla trasposta di N per la trasposta di M. Quindi facciamo la trasposta di N per N per MN, e qua viene la trasposta di N per la trasposta di N, scusate, qua devo mettere M prima e N dopo, quindi qua mi viene N prima, M dopo, qua mi viene M, N. Allora, questo per questo fa I, quindi viene la sposta di N per N, questo per questo fa un'altra volta I, e quindi viene I. Allora, trasposta, si fa la trasposta della seconda per la trasposta della prima. Qua è una M scritta a mano. Adesso, vedete, la sposta di M ed M sono vicine, il loro prodotto, siccome M è ortogonale, deve fare I, e quindi si è I. Quindi mi rimane trasposta di N per N, che fa un'altra volta I. Quindi, il prodotto di due matrici ortogonali è una nuova matrice ortogonale. Il che significa che se io prendo una base ortonormale e faccio un cambiamento di variabile con una matrice ortogonale, la base ortonormale mi viene ruotata e mi diviene una nuova base ortonormale. Quindi queste applicazioni, vedremo, conservano gli angoli, cioè sono trasformazioni rigide. Se è un c'è anche un ribaltamento, non succede niente, significa semplicemente che avete invertito il segno massimo, tutto qua. Questo ci tornerete. Allora, la cosa che vorremmo dimostrare, non lo so, mercoledì dobbiamo fare prima un po' di esercizi, però la cosa che dimostreremo di teoria la prossima, diciamo, quando riprendiamo a parlare di diagonalizzabilità e triangolarizzabilità, qual è? È che io posso, allora prendiamo la matrice A, per esempio in R n per n, supponiamo che i valori siano tutti quanti in R, perché se no non posso neanche triangolarizzarla, ed è ovvio, ma in quel caso la riesco a triangolarizzare mediante matrici ortonormali. Quindi sia A appartenente a R n per n, tale che lambda 1, lambda n appartengono a R. Esiste M ortogonale tale che trasposta di M a M è uguale a M-1 a M è triangolare superiore. Questo è quello che, a cui mi riferivo prima, che ho chiamato lemma di Schur. Schur si scrive, non è un milanese che è Schur con la I, è Schur tedesco. Ok? E questo sarà un risultato molto importante, perché ci dice che io, sì, non la matrice non mi viene diagonale, diagonale è pretendere, in molti casi è pretendere troppo, però se faccio una trasformazione rigida, cioè cambio base, non è che cambio base e mi prendo i vettori ad angoli strani, cambio base mantenendo, diciamo, ipotizzavate all'inizio di avere la base canonica, cambio base con una rotazione, cioè i vettori tra di loro conservano gli angoli di 90 gradi. Allora, facendo una rotazione nello spazio, quindi prendendo una base ruotata, la matrice della mia applicazione lineare mi diventa triangolare superiore. Questo è un risultato di una portata enorme. Ok? Va bene, quindi questo sarà un po' il nostro scopo. E poi vedremo che avrà molte conseguenze, cioè non è che ci fermiamo qua. Però, è arrivato il momento di... Per oggi abbiamo finito.